Io ho un appello accorato a lei, Presidente. Lei che è garante di tutti e che proviene da un gruppo di opposizione, certamente si rende conto di quanto sia fondamentale tutelare i diritti delle minoranze. È molto spiacevole che tutti i giornali di oggi riportassero la notizia falsa che il Movimento 5 Stelle vuole far pagare l'IMU agli italiani. Proprio il Movimento 5 Stelle che ha presentato una proposta di legge per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, un emendamento per coprire la mini IMU. E poco fa ha formulato due diverse proposte in questo senso che potrebbero essere messe in atto subito. Già solo il termine tagliola è un termine violento che ci fa paura e che non può non suscitare in noi una legittima reazione di incredulità e di rifiuto. L'appello che le rivolgo è dunque questo: faccia un atto Colleghi, di coraggio ed eviti di imbavagliarci e di impedirci di svolgere il nostro ruolo di opposizione. Quanto sta avvenendo in questi giorni è a dir poco assurdo, ma d'altra parte, da quando siamo arrivati che assistiamo a questo spettacolo indecoroso? È stato svuotato il Parlamento delle sue prerogative. Si continuano ad approvare decreti macedoni e estemporanei che altro non sono che delle pezze apposte maldestramente su situazioni degenerate completamente. Decidete mese per mese, giorno per giorno, ora per ora, su provvedimenti che dovrebbero essere studiati, programmati, condivisi anche con le opposizioni e con i cittadini. Sono 10 mesi che fate il bello e il cattivo tempo in questo palazzo, prendendo puntualmente decisioni che vanno contro l'interesse e il bene del Paese. Perseverate a sommare errori su errori e date a noi sempre più argomenti da sciorinare quando torniamo sui territori nel fine settimana e raccontiamo ai cittadini quanto avviene qui dentro e di quali danni vi rendete responsabili. I cittadini italiani se ne stanno sempre più rendendo conto e noi riceviamo ogni giorno centinaia, migliaia di messaggi di sostegno e di incoraggiamento che ci danno la conferma che le battaglie che stiamo portando avanti qui dentro, giorno dopo giorno, sono battaglie giuste, necessarie, condivise da migliaia di persone. Qualche minuto fa ho letto un messaggio di un cittadino che recitava: "Grazie a tutti i ragazzi del Movimento 5 Stelle, continuate così, siete la nostra ultima speranza." La sensazione che abbiamo... Scusi, Per favore, colleghi, fatela finire. grazie Prego, Presidente, onorevole Chimenti, grazie. vada avanti. La sensazione che abbiamo è quella di essere anche la vostra ultima speranza, l'ultima chance che vi viene data per cambiare rotta, per iniziare a occuparvi del bene dell'Italia dopo averla ridotta sul lastrico, dopo aver lavorato alacremente per far perdere a tutti la fiducia in voi, dopo aver sprecato, per non dire rubato, milioni e milioni di denaro pubblico a ogni livello. Dal Piemonte alla Sicilia ci sono 15 regioni sotto inchiesta, con consiglieri di tutti i partiti accusati di peculato, truffa, uso illecito di fondi e di rimborsi delle regioni, dalle mutande alle pecore, dai cornetti ai profumi, dai 50 centesimi di accesso ai bagni pubblici e ai SUV, dai biglietti per lo stadio alle munizioni per la caccia, dagli ovetti Kinder alle adozioni a distanza, dalla toilettatura del cane alla tassa sui rifiuti. Noi del Movimento 5 Stelle siamo diversi e siamo diversi non perché voi siete tutti ladri, noi siamo tutti onesti, siamo diversi perché abbiamo tolto i soldi dalla politica e non rischiamo di essere indotti in tentazioni. Sono mesi che vi chiediamo di seguire il nostro esempio per riportare un po' di moralità nelle istituzioni. Grazie. Bene, la ringrazio. Allora, deputato Cera, un secondo, mi faccia andare in votazione, che siamo in dichiarazione di voto, andiamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Tiepoli. Allora, chi altro? Dorina Bianchi. Valentini. Gadda. Ci siamo?